Ok, siamo di nuovo qua, buonasera a tutti, buon fine settimana, buon venerdì, serata di venerdì. Eh, spero che state tutti bene, intanto per me è una gioia, un privilegio poter spendere questo tempo insieme parlando della famiglia parlando del matrimonio, parlando dei figli, parlando dei servizi in casa, parlando di tanti argomenti che riguardano la famiglia, perché la famiglia non è un nostro desiderio, ma è stato sin dall'inizio il desiderio di Dio. Eh, quando Dio creò l'uomo si accorse che aveva bisogno di un aiuto, così Dio... Gli fece la donna, la mise accanto a lui, insieme formassero una famiglia, gli aveva dato autorità, governo e tutto quanto, ma sappiamo tutti che tutto questo è stato perso, c'è stato un declino morale, spirituale e si sono persi tanti valori, ma per Dio non si sono persi, di fatto Dio vuole usare ciascuno di noi perché nuovamente si possano portare dei valori spirituali qua sulla terra, nelle case, nelle famiglie, nei matrimoni genitori verso figli, figli verso i genitori e quindi non vogliamo smettere di parlare del valore e dell'importanza della famiglia. Questa sera parleremo invece di doni di Dio, e parleremo che i figli sono un dono di Dio, quindi è bene che prendete appunti perché vi voglio dare due passaggi delle sacre scritture, della Bibbia ed è importante per chi è genitore, ma anche per coloro che dovranno diventare genitori si possono prendere degli appunti del valore e dell'importanza della parola di Dio. Ma prima di proseguire nel, in questa meditazione di questa sera vogliamo insieme pregare, chiedere allo Spirito Santo che possa scendere con la sua meravigliosa presenza che possa ungere la mia bocca, anche le vostre orecchie, ma anche le mie orecchie, perché mentre io parlo voglio anche ascoltare. E così, caro Padre, nel nome di Gesù, questa sera, Signore, ti vogliamo chiedere la tua benedizione, la tua grazia, il tuo favore sulla nostra vita. Spirito Santo, ti chiedo di aprire i nostri occhi spirituali, le nostre orecchie spirituali, perché possiamo intendere il volere del Padre per questo tempo, per questa stagione. Signore, voi possiamo essere... Figli e figli obbedienti, Signore, al cuore del Padre e ti chiediamo, Spirito Santo, apri il nostro cuore, apri la nostra mente perché possiamo capire qual è la volontà del cielo per questa stagione, per questo tempo, per le nostre case, per le nostre famiglie e per tutte quelle famiglie che ancora ti dovranno conoscere nel nome di Gesù. Amen, amen. E quando si dice amen significa è così. Tante persone ancora devono conoscere qual è il volere del Padre celeste che tanto ama le persone. E quello che c'è nel cuore di Dio è di fare sempre del bene alle persone. Lui non vuole fare del male, ma vuole fare semplicemente del bene. Quindi, abbiatelo chiaro in mente che Dio vuole fare solo del bene alle persone, all'umanità, ad ogni padre, ad ogni madre, ad ogni figlio. Dio vuole fare del bene e vuole fare del bene anche alla tua famiglia. Così, come dicevo prima, questa sera parleremo che i figli sono un dono di Dio. E la Bibbia dice nel Salmo 127, versetto 3, ecco. I figli sono un dono che vengono dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio. Quindi la Bibbia dice che i figli sono un dono di Dio. E quindi dobbiamo consapevolizzare che un dono non lo scegliamo noi, ci viene fatto un dono e noi lo riceviamo. Quindi ogni genitore una cosa molto importante non determina il sesso del figlio del dono che riceve. Ma è un'iniziativa di Dio poter donare ad una coppia di marito e moglie che sono sposati, poter donare dei figli perché questa è la volontà di Dio, donare dei figli ad una coppia sposata di marito e moglie e non è la coppia che decide che determina il sesso del dono, ovvero dei figli che gli vengono donati, ma è Dio di sua iniziativa che dona un bambino o una bambina a una coppia. Così io voglio partire, voglio fare una premessa, eh, tu che sei genitore non fare mai l'errore. Se hai avuto un figlio e dire a tuo figlio, ah desideravo che venisse una femmina, oppure se hai una femmina gli dici, ah io desideravo che veniva un maschio, avrei preferito un maschio anziché una femmina o viceversa, genitori non fate mai questo errore, perché creerete una grande ferita nella vita dei vostri figli, ma creerete ancora creerete una crisi di identità. Ci sono tanti genitori che a volte dicono ai figli, ah io desideravo che venisse una, una femmina, invece sei venuto tu che sei un maschio, o viceversa. E quindi cosa fanno? I figli non si sentono accettati, si sentono rifiutati, si sentono rigettati dai genitori, quindi... Non chiedere il sesso, ma ricevilo come un dono da parte di Dio. E quindi ricevi che sia maschio e che sia femmina tuo figlio, ricevilo come dono da parte di Dio e trattalo o tratta tuo figlio e tua figlia come dono che Dio ti ha fatto. Quindi apprezzalo, onoralo, prenditene cura, amalo, sostienilo, fai del, del bene ai tuoi figli perché è un dono che. Dio ti ha dato, ti ha affidato nelle mani e Dio si aspetta che tu te ne possa prendere cura. È come quando, faccio un esempio, il fidanzato regala alla fidanzata un, un anello d'oro, col brillante, prezioso. E cosa fa la fidanzata? Lo prende, lo mette al dito, se lo guarda, lo cura. La sera quando va a dormire si toglie l'anello, lo posa sul suo comodino, sul suo mobile, lo custodisce bene sta attenta che non cada a terra, che non si rompe il, il brillante che c'è messo, che non si rovini la lucidatura e quindi cosa fa? Quando deve fare le faccende domestiche deve usare dei detersivi, magari se lo toglie, lo posa su un mobile, sta attenta, è prezioso, è qualcosa che, a cui tiene tanto, ma così anche per chi gli ha regalato l'anello, quindi per il fidanzato è importante che guarda, osserva la fidanzata se il dono che gli ha fatto, l'anello che gli ha regalato lo tiene con cura oppure no. Quindi se questo lo facciamo con le cose materiali, quanto più i genitori devono farlo, dobbiamo farlo con i nostri figli, perché i figli sono un dono che vengono dal cielo e quindi una cosa molto importante diamo il giusto valore e non usiamo i figli come se fossero degli oggetti oggi la macchina cosa facciamo la prendiamo la usiamo poi la parcheggiamo la andiamo a prendere quando ci serve la lasciamo incustodita, la lasciamo sporca, non la manutenzioniamo e quindi nel tempo si rovina. I figli non sono macchine, non sono oggetti, i figli hanno bisogno di cura e di attenzione dei genitori, hanno bisogno che i genitori possano dare il giusto valore ai propri figli. Quindi è una, molto importante che ogni genitore possa dare il meglio ai propri figli e possa prestare la giusta attenzione ai propri figli. Una cosa molto importante. Tu non puoi determinare il sesso di tuo figlio, del dono che Dio ti fa, ma una cosa la puoi determinare, il suo destino e il suo futuro. Così è molto importante che ogni genitore, e ogni, che sia padre o che sia madre, possa comprendere il valore che ha davanti di suo figlio e possa determinare il futuro e possa determinare anche il destino di suo figlio. Quindi significa che ogni genitore, a volte io vedo dei genitori, dicono ah, è venuto il bambino che è bello il bambino meraviglioso, la bambina la prendono in braccio, crescono eh? e poi lo lasciano crescere a se stesso. Magari nelle varie fasi evolutive, a dieci anni iniziano a, a, a rallentare la cura, quando diventa adolescente i genitori non si prendono cura dei propri figli perché stanno crescendo, già li vedono grandi, li vedono adulti. ma... I figli hanno continuamente bisogno dei propri genitori che stiano a fianco dei propri figli a cui i figli poter fare affidamento è una cosa molto importante. Il genitore deve guardare avanti e quindi deve guidare i passi del figlio o della figlia per determinare il loro destino. E se un genitore lascia a se stesso il proprio figlio, la propria figlia, determinerà anche un futuro e un destino purtroppo brutto. Quindi è importante che ogni genitore possa prendersi cura di questo dono meraviglioso chiamato figlio, che sia venuto in un tempo che te l'aspettavi, che sia desiderato, che sia stato indesiderato da te, forse non ti aspettavi un figlio, ma ti è stato dato una cosa molto importante, se il cielo te l'ha dato, se tu hai un figlio, è importante che te ne prendi cura. E i figli non sono di proprietà esclusiva dei genitori, ma bensì sono stati affidati da Dio a due genitori, dove i genitori, sia padre che madre, ripeto, sia padre di sesso maschile, sia madre di sesso femminile, perché il bambino, ascoltami bene, il bambino ha bisogno della figura di papà. Il bambino ha bisogno della figura della mamma. L'amore, la, la cura, la direzione, la protezione che gli può dare un papà, non glielo può dare la mamma. L'amore che gli dà una mamma, l'affetto che gli dà una mamma al bambino, il papà non glielo può dare. Per questo un bambino, un figlio, una figlia hanno bisogno di un papà uomo e di una mamma donna. Ripeto, un bambino e una bambina hanno bisogno di un papà, uomo e di una mamma, donna, perché quello che può dare il papà, la mamma non ce l'ha, e quell'amore, quell'affetto, il latte, quando la mamma ha l'atto bambino, che gli dà il papà non glielo può dare. E il, I figli hanno bisogno di vedere queste due figure, hanno bisogno di crescere in mezzo a queste due figure meravigliose di un papà e di una mamma, di un papà uomo e di una mamma donna. Ripeto, un bambino, un figlio ha bisogno di crescere. Con un papà uomo e con una mamma donna. Quindi è importante che consapevolizziamo i ruoli che un padre e una mamma hanno, e voglio parlare anche a quei genitori che stanno attraversando momenti di difficoltà, a quei coniugi. Che stanno attraversando momenti di difficoltà, non pensate solo a voi, ma pensate anche ai vostri figli. Come farà mio figlio senza la figura della mamma? E la mamma deve pensare: come farà mio figlio senza la figura di, di papà? Per questo è importante, è prezioso e di grande valore che il, il, il marito e la moglie stiano insieme e che possano dare la giusta protezione ai propri figli, la giusta cura. E i propri figli possano dare la giusta educazione ai propri figli e possano determinare il destino dei propri figli perché dico una cosa: quando i figli crescono senza un papà e senza la mamma, crescono con la sola mamma o crescono con il solo papà, non crescono bene. Ci sono purtroppo delle carenze, ci sono delle paure, ci sono delle insicurezze, ci sono paure che vengono determinate anche nell'area matrimoniale perché alcuni dicono io non mi sposerò mai, perché se mio padre e mia madre si sono lasciati ho paura se un giorno io mi sposerò e mi lascerò divorzierò anche io. È importante comunque che rieduchiamo tutti, abbiamo fatto degli errori, ma è importante che ci rieduchiamo per poter dare sicurezza quantomeno noi in mezzo a tutto quello che sta accadendo, in mezzo a tutto eh, questo eh, caos che si sta creando nel mondo, sta creando destabilizzazione, sta creando veramente un declino morale, è importante che la famiglia in questo tempo sia unita e che possa dare stabilità ai propri figli, protezione e i propri figli, è importante che come genitori noi determiniamo il destino dei nostri figli e noi lo possiamo determinare sia in bene che in male, lo possiamo determinare sia in modo santo che in modo non santo e questa sera brevemente vi voglio parlare di una donna che era sterile e aveva tanto desiderato avere un figlio e questa donna si chiama Anna. La Bibbia descrive in prima Samuele che questa donna era sterile, e un giorno chiese a Dio di fargli trovare il piacere di avere un bambino. E fece una promessa: Se tu mi darai un figlio, io lo consacrerò, lo dedicherò, lo, lo farò crescere perché possa servire te. E questa donna fece una preghiera che piacque a Dio e Dio esaudì la preghiera di questa donna. Così una cosa molto importante che per tutte le coppie che non avete figli, per tutte quelle coppie sposate che ancora non avete figli e che accordatevi insieme e chiedete a Dio la benedizione che Dio vi possa benedire attraverso il dono dei figli, vi possa dare dei figli, ma una cosa molto importante che i vostri figli comunque possono essere educati per crescere nelle vie del Signore. E questa donna, la Bibbia dice che pregò per avere questo bambino, il Signore gli ha concesso quel che gli aveva domandato. Perciò questa donna fece una scelta, perciò anch'io lo dono al Signore. Cosa fece questa donna? Come Dio esaudì la preghiera di questa donna, questa donna disse io dono al Signore, quindi questa donna riceve un dono da Dio e questa donna rimette questo dono nelle mani di Dio e dice finché vivrà il bambino egli sarà donato al Signore. Wow, come si dice oggi, wow, che meraviglia questa donna saggia ha fatto una scelta santa, ha detto Signore tu mi hai donato questo bambino, io dopo averlo svezzato, quindi lo allattò quando è arrivato il tempo che il bambino sapeva mangiare da solo, sapeva camminare, sapeva lavarsi, sapeva vestirsi, lo portò nel sacerdote, lo fece servire il sacerdote nel, nel tempio e questa donna fece una scelta santa, determinò il destino di suo figlio perché tutti quanti eh, conosciamo una buona parte di Samuele, abbiamo sentito parlare di Samuele, del profeta Samuele, che è stato grandemente usato in Israele, è stato uno dei più grandi profeti e i più sensibili profeti che sono stati usati da Dio per il popolo di Israele, ma anche per altri popoli. E così il destino di questo ragazzo, di questo uomo, è stato determinato da una scelta che fece sua mamma. E quindi dice, questa donna disse, Signore, tu me l'hai dato e io lo ridono a te perché ti possa servire tutti i giorni della sua vita è meraviglioso, speciale come Dio si è usato grandemente di Samuele così quel che ogni genitore deve fare deve comprendere che il proprio figlio è un dono assegnatogli da Dio e deve proiettarlo verso il futuro spirituale non verso il futuro a mio figlio deve diventare tizio, caio deve diventare una persona famosa un, un saggio genitore deve fare una preghiera che il tuo figlio o tua figlia possa diventare un uomo o una donna realmente serva o servo di Dio. Non che sia un famoso calciatore, che sia un famoso industriale, che sia un famoso scienziato, ma che possa essere un famoso uomo di Dio. Che può servire nel calcio, che può servire nella magistratura, che può servire nell'istruzione della scuola, che può servire nell'industria, nel commercio, ma che sia un santo uomo di Dio o una santa donna di Dio. Questa è la preghiera che dovrebbe fare ogni genitore per i propri figli. Quella, questa è la preghiera che dovrebbe fare un padre e una madre accordati insieme, che si dovrebbero accordare insieme per i propri figli, per determinare un futuro santo per i propri figli. La Bibbia dice, cioè, ci sono dei versi, appuntateli tutti questi. La Bibbia dice, tu mi hai formato, il salmista Davide sapeva molto bene. Dice: Tu mi hai formato le mie interiore, tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Wow, sai? Voglio parlare a tutte quelle donne, ma voglio parlare anche a quegli uomini che forse hanno avuto rapporti illegali, rapporti sessuali illegali. E, um, um, forse la donna è rimasta incinta e ha pensato: a ah, Devo abortire, eh, devo, devo andare in ospedale e devo abortire, stai attenta. Una cosa molto importante. Pensaci prima di avere rapporti sessuali fuori il matrimonio. Perché il rapporto sessuale fuori il matrimonio implica una responsabilità che un uomo e una donna devono assumersi. Per questo Dio ha costituito il matrimonio, ha benedetto il sesso all'interno del matrimonio e non fuori il matrimonio. Perché se all'interno del matrimonio Vengono figli la coppia ha rapporti sessuali la donna resta incinta vengono i figli sono nella benedizione di Dio e fanno crescere i figli all'interno di una famiglia di un matrimonio dove c'è la benedizione di Dio ma attenzione perché ci sono anche coppie sposate. Che talvolta la donna resta incinta e dice: Vabbè, abortisco, è così facile oggi. Comunque c'è tanta pubblicità, eh, ci sono tante, tanti medici che incoraggiano l'aborto, tante persone che incoraggiano l'aborto. Ascolta, la parola di Dio è stabile e sarà stabile per sempre. Sarà vera per sempre. E la Bibbia dice: Tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Significa che Dio ci intesse e lavora nel Grembo di nostra madre, per questo è importante che tu non interrompi il processo di Dio che sta facendo nel tuo ventre. Se sei una donna, eh, ma anche se sei un uomo, devi assumerti le tue responsabilità e non provocare o non istigare o non incoraggiare la donna che sia tua moglie o che sia un'altra donna ad andare a abortire perché ti vuoi scrollare da addosso. Non, Dio non vuole che il tuo rapporto sessuale sia fuori il matrimonio ma che sia all'interno del matrimonio il tuo rapporto sessuale con la tua donna e là dobbia, devi assumerti l, la responsabilità che se tua moglie resta incinta non interrompere il processo di Dio nel ventre di tua moglie e poi il Salmista dice: Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose. Io lo so molto bene. Ascolta, le mie ossa non ti erano nascoste. Questo è il salmista che sta parlando e dice: Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formata in segreta in tessuto nelle profondità della terra. Quindi, quando Dio crea un bambino nel ventre della mamma, quando le ossa ancora non ci sono, o oh, quando oggi abbiamo la tecnologia che attraverso l'ecografia si va a vedere il fagiolino e le ossa ancora non sono formate nel bambino perché è soltanto un embrione piccolino e non è ancora formato per l'uomo, per il macchinario, per il ginecologo non è formato ma per Dio già vede le ossa di quel feto, di quell'embrione, di quel fagiolino e Dio già in quel preciso momento ha deciso progetti meravigliosi per quel bambino per quel bambino per quella bambina che sia venuto da un rapporto legale ovvero marito e moglie che sia venuto da un rapporto illegale dio comunque ama quel bambino non si compiace da come è venuto dall'azione che hanno fatto i genitori da un rapporto sessuale illecito ma per dio Dio ha già dei progetti per quel bambino, per questo tu non devi commettere un omicidio, non devi interrompere il processo di Dio che sta facendo nel ventre di, 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 di una donna, di tua moglie o di una qualsiasi donna, ma devi assumerti le responsabilità di quello che porti in, gre in grembo perché Dio ha dei progetti meravigliosi. La Bibbia dice i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo. E nel libro erano già stati scritti tutti i giorni della mia vita, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Significa che quando c'è un embrione nella, nel ventre della bambina, per Dio già ha fatto un progetto. La Bibbia dice i tuoi occhi videro la massa informe. Il ginecologo inizia a fare la prima ecografia dopo un, dot, un tot di tempo alla donna e quindi si accorge perché c'è un fagiolino piccolino, piccolino, piccolino. Non si vede niente, non si vede la testa, non si vedono le gambe, non si vede le braccia, né le mani, né il naso, né la bocca, né il sesso. Non si vede niente. Ma la Bibbia dice: I tuoi occhi videro la massa informe. Del mio corpo. Il salmista sapeva benissimo che Dio va al di là del macchinario, dell'ecografia, del ragionamenti umani. Dice: I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro. Significa che nel libro di Dio già c'erano scritti tutti i giorni della sua vita, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Significa che Dio, nel momento in cui c'è quel fagiolino nel grembo della madre, per Dio già c'è un grande progetto. Dio già ha già scritto un libro per quel bambino, quella bambina. Dice: tutti i giorni erano scritti nel libro di Dio. Per questo è importante. Che tu ed io non commettiamo un omicidio, che tu donna non commetti un omicidio andando ad abortire, assumiti le tue responsabilità e se sei uomo anche tu devi assumerti le tue responsabilità e non devi provocare, non devi incoraggiare la donna o tua moglie ad andare ad abortire perché stai interrompendo il processo di Dio nella vita di quell'embrione, di quella persona, perché Dio già vede una persona, Dio vede già una grande donna, un grande uomo e quindi è importante che tu non interrompi il processo di Dio, che tu non strappi quel libro che Dio già ha scritto. Perché è un grave danno questo. Dice il salmista, sapeva molto bene tutto questo, i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già stati scritti tutti i giorni della mia vita, anche se nessuno di essi esisteva ancora. E poi dice... Oh, quanto sono preziosi i tuoi pensieri, o oh Dio. Questo lo puoi trovare nel Salmo 139. Vai a leggerti il Salmo 139, è bellissimo e parla della grandezza di Dio per le creature che sono in grembo della mamma e per il destino delle persone. Per questo devi comprendere che quando non so perché sto parlando così, ma Dio lo sa. Non so chi sta ascoltando, chi ascolterà, ma Dio lo sa. Forse tu stai pensando o stai ragionando, o hai un modo di pensare, di dire, ma io se dovessi restare incinta vado ad abortire. Togliti questo pensiero dalla mente. Io ti voglio incoraggiare piuttosto che mm, commettere un omicidio, perché omicidio? Secondo la parola di Dio, quando uno va ad abortire è un omicidio. E tu stai determinando la vita di una persona se deve vivere o deve morire. Per te può sembrare un fagiolino, un embriolino piccolino, una cosa insignificante, ma per Dio già è di qualcosa di molto importante. Dove tu devi assumerti le responsabilità, devi portarla alla luce e se poi in fondo in fondo non lo vuoi crescere. Bene, piuttosto come fanno alcuni che buttarli, lasciarli in un contenitore, abbandonarlo, ci sono, oggi abbiamo, ci sono tanti centri dove accolgono tuo figlio e lo possono crescere perché Dio possa continuare eh, il processo possa ehm, portarlo a termine il, il progetto, i giorni che lui ha destinato per la sua vita. Quindi non commettere l'errore di, di abortire, non commettere l'errore di abbandonare quando nasce il bambino, di lasciarlo incustodito per la strada, ma abbia il coraggio anche in modo molto riservato, molto segreto, di portarlo in ospedale, di affidarlo a una famiglia. Ci sono tante associazioni. Oggi dove, di categoria dove si possono prendere cura di tuo figlio, affidala ad un'associazione. Può restare anche in modo anonimo o anonima di dire guardi, non voglio sapere niente, non voglio essere riconosciuta, non voglio che si parli di me, ma quantomeno salva la vita di questo bambino, di questa bambina che per Dio è prezioso, preziosa, dove Dio già ha scritto nel suo libro dei grandi progetti per questo bambino bambino. E io ti voglio incoraggiare, non pensare mai di andare ad abortire, ma assumiti, come ti assumi la responsabilità del piacere sessuale, è importante che ti assumi la responsabilità se resti incinta o se sei un uomo, come ti assumi la responsabilità di avere un rapporto sessuale con una donna o con tua moglie, devi assumerti anche la responsabilità di avere di essere un padre, di portare alla luce quel bambino se è, è messa incinta tua moglie o una donna qualsiasi, e quindi è importante che non, la Bibbia dice che egli giudicherà. Io, coloro che commettono omicide e abortire è anche un omicidio. Abbandonare un bambino appena nato per la strada vicino a un contenitore ad un angolo della strada stai commettendo un omicidio perché un bambino non si sa procurare da mangiare, ha freddo, ha bisogno di, di un ambiente protetto. Quindi, io ti voglio incoraggiare, voglio incoraggiarti a cambiare processi mentali. Eh, eh, se hai questo pensiero, cambia questo pensiero. Che abortire è sbagliato. Sela. Non è una moda per la medicina, è una moda, per alcuni è una liberazione, ma per Dio non è una liberazione. Dio condanna l'omicidio e abortire realmente è un omicidio. Abbandonare un bambino a se stesso sulla strada stai commettendo, è come commettere un omicidio perché lo stai facendo morire da solo. Quindi ripeto ancora una volta. Se sei di questo pensiero, cambia piuttosto, prendi il bambino, lo porti in un ospedale, lo affidi a, agli infermieri, gli dici guarda sto affidando questo bambino, io voglio rimanere in modo riservato, anonimo, lo porti in una, in una famiglia, suoni ad una persona, glielo lasci là, e vai via, ma quantomeno affida questo bambino. Certo, se poi comunque te lo tieni tu, anche se sei una donna sola e lo, lo fai crescere, gli dai la giusta educazione lo curi o la curi e permetti a Dio di poter benedire la vita di questo bambino è la cosa migliore ma la cosa migliore è tornare un po' indietro, non avere rapporti sessuali fuori il matrimonio perché c'è un grande rischio che possa rimanere incinta o se sei uomo se hai rapporti sessuali con una donna che non è tua moglie e resta quella donna incinta c'è cioè Ovviamente un rischio e c'è una responsabilità. E io credo che un uomo e anche una donna, perché se parliamo di maschio, parliamo di sesso, se parliamo di uomo, parliamo di carattere, se parliamo di femmina, parliamo di sesso femminile, se parliamo di donna, parliamo di carattere. E io credo che un uomo e una donna che hanno rapporti fuori il matrimonio devono assumersi la responsabilità di quello che stanno commettendo e di un eventuale. Ovviamente, bambino che possa venire fuori. Quindi è importante che ti assumi delle responsabilità. Perché sto dicendo questo? Perché dobbiamo cambiare modo di pensare, dobbiamo ritornare a quelle che sono o quantomeno dobbiamo fare il possibile per far ritornare l'umanità all'intenzione originale di Dio e non permettere che possiamo andare sempre di più in declino, nell'immoralità, come se il, oggi le cose morali sono giuste e le cose giuste sono immorali. È come se il peccato oggi è legale e le cose legali sono peccato. No, noi dobbiamo ritornare all'origine, non dobbiamo ehm, avere vergogna né timore di dire la verità e di dire quello che pensa Dio, come ragiona Dio. Come pensa Dio e come vuole, che, come vuole Dio che gli uomini agiamo? Quindi, una cosa molto importante: assumiti le tue responsabilità come uomo e come donna. Quindi, carattere ragazzi, ragazze, caratteri. Perché? Perché Dio quando c'è già un fagiolino nel ventre di una donna, Dio ha già fatto un proposito. Dio per Samuele aveva un proposito per la scelta che fece, fece sua madre e di Assegnarlo, di farlo servire nel tempio di metterlo al servizio del sacerdote cosa avvenne lo stava indirizzando verso il proposito che Dio aveva per Samuele tant'è che la parola di Dio ci racconta che lui è stato usato potentemente da Dio è stato un grande uomo di Dio un grande profeta di Dio dove unse del re unse delle persone in autorità era uno che sapeva ascoltare la voce di Dio era uno che era in comunione con Dio era uno che ha camminato in modo integro tutti i giorni della sua vita e cosa fece questa, ma questa mamma? Lo portò verso il proposito. Quindi per ogni persona che viene sulla faccia della terra, Dio ha già un proposito e quindi tu non devi interrompere il proposito di Dio per la vita di tuo figlio. Dopo crea, cosa fa Dio? Prima crea il proposito, poi crea il bambino e la bambina, infine lo mette in un ambiente. E quindi lo fa crescere in un determinato luogo. Samuele era cresciuto per la sapienza di sua mamma, era cresciuto nel Tempio con gli insegnamenti della parola di Dio, col timore di Dio. Quindi è cresciuta in quell'ambiente giusto. È quello che molti genitori oggi dovrebbero fare, è di fare crescere i propri bambini in un ambiente santo. E quando si parla di ambiente santo, non sono quelle che noi chiamiamo le chiese, o volgarmente o in genere si chiamano le chiese, gli edifici, ma il primo ambiente santo è la casa, la famiglia. La famiglia deve essere il luogo santo, puro, dove il bambino deve crescere. Quindi cosa fa? Dio crea il proposito, poi crea il bambino, prima fa il proposito, poi crea il bambino, lo mette in un ambiente, lo ha messo nella tua casa. E l'ho messo nella tua casa dove tu come papà e mamma devi stabilire un ambiente santo. Quindi non ci devono essere parole volgari a casa tua, non devono circolare film o cose nella televisione porcherose. Ci deve essere onore e rispetto tra te e tua moglie. Il, ci devono essere sani principi nella tua casa perché quando creiamo, lo mettiamo un bambino in un ambiente giusto, santo, il bambino crescerà bene. Il bambino non ti procurerà quando sarà grande dei dolori, ma se tu lo fai crescere nel tuo ambiente santo, nella tua casa santa, il bambino crescerà bene, crescerà pieno di grazia, pieno di salute, pieno di vigore, pieno di forza, crescerà con una mentalità aperta, con sani principi, sarà, saprà quali sono le cose giuste, le cose sbagliate, quali sono le cose sante e quali, quali sono le cose non sante. Quindi è importante che ogni genitore possa far creare un ambiente perché Dio possa far crescere questo bambino nella tua casa. Poi ci sono anche le chiese, gli ambienti, dove noi desideriamo creare degli ambienti santi dove i bambini possano crescere bene, possano crescere con sani principi, con l'amore di Dio, con valori. E possano rispondere alla chiamata di Dio. E poi cosa fa Dio? Li crea, li mette in un ambiente, li affida in una famiglia in un determinato tempo specifico. Samuele è arrivato al mondo in un tempo specifico perché doveva servire il Signore, perché doveva essere profeta di Dio. Così ognuno di noi tutti noi abbiamo fatto l'errore, anche io. Ho fatto questo errore un giorno e dicevo: Signore, ma perché mi hai creato in questo tempo così difficile? Ma perché tutto questo? Ma non potevo nascere prima, non potevo nascere dopo, non potevo nascere in altro tempo. C'è un tempo: Dio fa le cose giuste, Dio conosce il tempo e fa nascere ognuno di noi in un tempo specifico, dove noi possiamo adempiere la chiamata di Dio nel tempo specifico. Così se tu. Dici, ma io volevo nascere in un altro tempo. Qualcuno dice, io volevo nascere ai tempi di Gesù, così lo, avevo la possibilità di poterlo conoscere. Ascolta, anche adesso puoi conoscere Gesù. Anche adesso tu puoi incontrare Gesù. Quando conosci la parola di Dio, conosci Gesù. E quindi non c'è bisogno di vederlo fisicamente, ma se vai alla parola di Dio, se conosci la parola di Dio, ti posso fa, ti, ti do... Con certezza ti dico che tu conosci Gesù e conoscendo Gesù conosci pure Dio. Il problema è che non vai alla parola. E quindi quando noi andiamo alla parola e leggeremo la parola, perché la Bibbia dice se le mie parole dimorano in voi, e quindi la parola di Dio se dimora in noi, noi conosceremo chi è realmente Gesù, conosciamo il suo cuore conosciamo il cuore del Padre e quando conosciamo Gesù conosciamo il cuore del Padre, siamo felici e siamo contenti di vivere in questo tempo perché lui ci rivela che siamo venuti in questo tempo, in questa stagione, per un compito specifico, dove ciascuno di noi, ogni persona che viene sulla faccia della terra, viene con un'assegnazione specifica che tu devi scoprire, o per meglio dire, ogni genitore. Deve aiutare i propri bambini e i propri figli a scoprire la chiamata che Dio ha nel tempo specifico. E ti dico una cosa: non prendere tempo. A volte i genitori dicono: e bambino, No, ma il bambino deve crescere, il ragazzino deve crescere, il giovane deve crescere, diventa adulto, non è mai cresciuto nelle vie del Signore. È importante. Come la mamma di Samuele portò il suo bambino nel tempio. Anche tu, caro genitore, prendi i tuoi bambini e portali in chiesa ad ascoltare la parola di Dio. Crea la chiesa a casa tua, crea un altare a casa tua, crea un ambiente santo a casa tua dove la presenza di Dio possa scendere, la nuvola di Dio possa scendere tutta quanta la famiglia. Possa eh, essere coperta da questa nuvola meravigliosa, e anche i tuoi bambini possano parlare, possano essere sotto questa nuvola e possano parlare sotto ispirazione dello Spirito Santo, possano essere canali nelle mani dello Spirito Santo per parlare alla tua vita. Che bello se in tutte le famiglie, in tutte le case, si possano creare delle chiese, un ambiente, un luogo dove la nuvola del Signore scende! E quando la nuvola del Signore scende, si può usare di chiunque, si può usare anche dei bambini piccoli di due anni, tre anni, per poter parlare ai genitori, e lo Spirito Santo si usa di quei bambini per darti una parola di incoraggiamento, una parola di direzione. E questo è meraviglioso. E quando un bambino cresce in questo ambiente, in questa atmosfera, in questa casa dove c'è la presenza di Dio, dove c'è la nuvola di Dio, dove Dio ogni sera. Incontra questa famiglia e ti posso dire che il bambino o la bambina crescerà bene. Crescerà senza paure, crescerà senza inferiorità, crescerà senza rigetto, crescerà forte, valoroso e inizierà, saprà ascoltare la voce di Dio fin da bambino, saprà conoscere l'unzione di Dio, la presenza di Dio sin da bambino. Ma questo chi lo deve creare? Dobbiamo creare noi, genitori, un'atmosfera di pace. A casa nostra, un'atmosfera dove aleggia la presenza di Dio, dove il bambino si sente proprio alleggiare lo Spirito di Dio sopra e può crescere con una pace meravigliosa, può crescere con un'armonia sopra di Lui, meravigliosa, dove può portare frutto a scuola, nel mondo, tra gli amici, nelle relazioni, nelle relazioni con i propri genitori. Questo è meraviglioso. Per questo è importante che ogni genitore. Abbiamo un ruolo fondamentale, creare l'atmosfera, fermarci e chiedere al Spirito Santo, scendi, Signore, scendi, copri, invadi la nostra casa, la, la, la nostra famiglia della tua meravigliosa presenza, fai scendere la nuvola della tua gloria, della tua presenza, dove siamo tutti quanti avvolti in mezzo a questa meravigliosa nuvola. Voglio andare avanti, I genitori. Possono determinare il destino dei propri figli, come è stato detto. È responsabilità di ogni genitore aiutarlo ad adempiere la chiamata di Dio. È importante. E devi investire come genitore in queste aree. La cura fisica, devi investire sull'area fisica di tuo figlio, come sta crescendo, sta crescendo bene. Devi investire sulla cura materiale, devi investire sulla cura sociale. E... Se sei un genitore, sai, dovresti come genitore lavorare anche nel sociale per far consapevolizzare al bambino che diventerà poi un, un ragazzino, un adolescente, un ragazzo, quanto è importante comunque. La cura sociale, stare in mezzo alla società, prendersi cura della società, fare del volontariato, aiutare le persone più debole, valorizzare, come è stato parlato la scorsa settimana, le persone anziane, avere onore per le persone anziane. Questo è molto importante, che tu come genitore sii un esempio, ma non possiamo noi insegnare ai nostri figli aiutare gli altri, avere onore e rispetto per le persone più adulte, quando noi genitori non facciamo questo. E credo che è importante che ogni genitore possa in questa stagione più che mai, in tutto quello che stiamo vivendo nella nazione dell'Italia o nel mondo intero, è importante che ciascuno di noi si possa anche ad operare per il sociale e che i figli possano crescere, i bambini fin dalla tenera età possano crescere con questa cultura che è importante aiutare le altre persone, valorizzare la vita delle altre persone che sono meno benedetti o. Qualcuno potrebbe dire meno fortunato di noi e quindi aiutare la vita delle altre persone, aiutare gli altri bambini. Un genitore dovrebbe educare i propri figli a prendersi cura anche dei loro compagnetti che sono più deboli, che stanno attraversando momenti di difficoltà, forse che non hanno le loro stesse possibilità, forse non hanno il papà, non hanno la mamma. E quindi fare giochi di società, eh, adoperarsi per il sociale, adoperarsi per incoraggiare. Altri bambini, questo è molto importante e poi un'altra area importantissima, come è stato tanto detto questa sera, è l'area spirituale, dove ogni genitore ha il compito di investire sull'area spirituale del bambino, pregare col bambino e che ogni genitore, che sia il papà, si possa prendere del tempo dove possa benedire il proprio figlio. Non fare preghiere manipolative come se il bambino deve fare quello che sono i tuoi desideri, ma che tu come genitore possa essere un canale nelle mani di Dio perché tu possa profetizzare sulla vita del bambino, possa fare dichiarazioni profetiche sulla vita di tuo figlio e quindi essere un canale dove Dio usa te per benedire la vita di tuo figlio e anche la mamma deve fare questo. Lo devono fare i genitori insieme, ma lo devono fare anche i genitori individualmente. Questo è molto importante. È un, ci sono delle storie molto belle, ma una in particolar modo che mi, ha colpito, mi colpisce tantissimo è la storia di Giuseppe. Che quando Giuseppe si rincontrò con suo papà, eh, erano arrivati i giorni di Giacobbe alla fine, Giuseppe aveva avuto due figli e prima che suo padre morisse, ha chiesto a suo padre: benedici i miei figli. E imponi le mani sui miei figli. Quanto è importante che i genitori possano imporre le mani sui, figli, sui propri figli per poterli benedire? Quanto è importante che ogni genitore possa mettere le mani. Non da mettere le mani sul corpo per bastonarli, ma mettere le mani sui corpi dei figli per poter benedire, per poter impartire la benedizione del Signore, ma poter impartire anche la benedizione di un padre e la benedizione di una madre. La Bibbia dice in Proverbi capitolo 22, versetto 6, ammaestra il fanciullo sulla via da seguire è compito dei genitori ammaestrare il fanciullo la via che devono seguire dice perché egli non si allontanerà mai neppure quando sarà vecchio e quindi è importante che ogni genitore che tu come genitore è tua responsabilità è tua responsabilità come genitore poter ammaestrare tuo figlio fin dalla tenera età il migliore investimento che puoi fare come genitore non è quello di costruire una grande azienda, non è quello di lasciare palazzi a tuo figlio, di lasciare un'eredità materiale, ma il più grande investimento, per non dire il più saggio investimento che puoi fare come genitore, è lasciare un'eredità spirituale a tuo figlio, che a sua volta tuo figlio lo possa insegnare anche a suo figlio fino alla terza, alla quarta, alla quinta, alla sesta generazione Questo è il volere di Dio, questo è quello che Dio desidera per ogni genitore e che tu possa essere una benedizione per tuo figlio, perché tuo figlio è un dono che ti è stato affidato dal Signore e come dono curalo, prenditene cura, proteggilo, custodiscilo, eh, premialo, eh, onoralo, perché è molto importante. Tu non sai come genitore quello che Dio vorrà fare con tuo figlio, ma tu lo devi scoprire. E noi come genitori dobbiamo metterci in preghiera e dobbiamo chiedere a Dio, Dio, qual è la chiamata di mio figlio? Cosa tu vuoi fare attraverso la vita di mio figlio? Ci sono stati grandi uomini che hanno investito sulla vita dei propri figli. Mi ricorda Abramo che lui alla fine dei suoi giorni era preoccupato per la vita di suo figlio. E lui era, sapeva che lui doveva passare da questa vita ad altra vita. Ed era vecchio, ormai avanzato negli anni, la Bibbia dice. Suo figlio già era adulto, ma questo padre meraviglioso aveva un, pens un unico pensiero il destino di suo figlio aveva insegnato il timore di Dio a suo figlio aveva insegnato a seguire Dio aveva insegnato a camminare per fede ma si era anche preoccupata alla fine dei suoi giorni della moglie di suo figlio chi doveva sposare suo figlio e questa è una storia bellissima dove ogni genitore deve lavorare per far sì che il, il destino di suo figlio sia un destino santo Buono e accettevole a Dio. Così io ti voglio incoraggiare questa sera. Se sei un papà, se sei una mamma, o forse un giorno diventerai un papà, forse un giorno diventerai una mamma, cresci con sani principi. Cresci con santi principi e quello di determinare un destino eterno e santo per tuo figlio o per tua figlia. Questo è il più grande investimento, la più grande eredità che tu puoi lasciare ai tuoi figli. Le cose materiali in un momento possono crollare, un terremoto finisce tutto. Metti i soldi in banca, la banca fallisce, finisce tutto, ma la più grande eredità, il più grande investimento che puoi lasciare a tuo figlio è il timore del Signore e portarlo verso il destino eterno di Dio. Così io ti voglio lasciare con questa parola e ti voglio questa sera incoraggiare a meditare. Se è il caso, riascoltati questa, questa registrazione perché possa penetrare nel tuo cuore. E io voglio pregare per tutti quei padri, questa sera, per tutte quelle mamme che forse si sentono incapaci di fare tutto questo. Tutti possiamo imparare, io sto imparando ancora. Io ho una figlia ma naturale, ma ho tanti figli spirituali che amo e che mi sto impegnando. Per insegnare loro a cercare il destino che, loro hanno per la loro, che Dio ha per la loro vita, a cercare il proposito che Dio ha per la loro vita. E io ti dico una cosa: non mi vergogno di parlare ai miei giovani dell'integrità, non mi vergogno di dire ai giovani che Dio mi ha affidato qua nell'opera: di dire che devono camminare in integrità e non devono avere rapporti sessuali se non all'interno del matrimonio perché li voglio proteggere, li amo così tanto da non nascondere loro la verità, di dire la verità e di dirgli anche se a loro gli fa male. Ma molti hanno compreso, molti hanno capito e di questo ringrazio Dio perché molti figli hanno capito che è importante non avere rapporti sessuali fuori il matrimonio, ma il rapporto sessuale deve essere praticato, fatto dentro il matrimonio, col proprio marito, con la propria moglie. Così io voglio pregare per te questa sera. Padre nel nome del Signore Gesù, ti chiedo questa sera Signore di stendere le tue mani e di toccare tutti i genitori. Oh Spirito Santo, ti chiedo Signore la tua sapienza, la tua intelligenza su tutti coloro, Signore, che si sentono incapaci di fare i genitori, tutti coloro che si sentono incapaci, Signore, di educare, di crescere i figli, di portare i figli verso il tuo proposito. Padre, io ti chiedo nel nome di Gesù, Signore, questa sera la tua sapienza, la tua intelligenza su tutti i genitori, Signore che in questo tempo dove sta crescendo il Signore il declino morale, il declino spirituale, la tua parola dice che dove il peccato abbonda la tua grazia sovrabbonderà. E io ti chiedo, Spirito Santo, che la tua grazia possa sovrabbondare su tutti i genitori, su tutti i padri, su tutte le madri, Signore, che possa scendere un'unzione divina dal cielo, Signore, e che possano ricevere direzione, istruzioni tue, Spirito Santo, per poter educare, amare, correggere, recuperare anche il rapporto con i loro figli. Nel nome del Signore Gesù Cristo ti chiedo, Spirito Santo. Incoraggia tutti i papà, incoraggia tutte le mamme. Oh Signore, ti voglio pregare anche per tutte quelle donne che stanno pensando, Signore, ad un aborto di abortire, forse hanno saputo di essere rimaste incinte e stanno pensando di abortire. Padre, io ti chiedo nel nome di Gesù Cristo, Signore, tocca la vita di queste donne perché non commettano questo errore, Signore, di recarsi in ospedale per abortire, perché non prendano, Signore, delle medicine per abortire nel nome del Signore Gesù Cristo, ma che abbiano il coraggio, Signore, di portare alla luce, Signore, questo bambino, questa bambina che portano in grembo nel nome del Signore Gesù Cristo. Ti chiedo questa sera, Signore, protezione su tutti coloro, Signore, che, Signore, hanno saputo di essere incinte, stanno meditando, Signore, stanno, Signore, meditando Signore di abortire, ti chiedo di cambiare anche la mentalità di coloro che hanno questo pensiero di dire che se io resterò incinta abortirò, Signore cambia la mentalità e fai crescere Signore ogni persona, ogni uomo, ogni donna con una mentalità santa, nel nome del Signore Gesù ti chiedo tutto questo e ti ringrazio, ti benedico per la tua fedeltà, la tua grazia, nel nome di Gesù a questa sera voglio benedire la tua vita, che la grazia di Dio sia sulla tua vita, sul tuo matrimonio, sulla tua casa, sui figli dei tuoi figli. Nel nome di Gesù ci vediamo prossimo venerdì sempre con questi argomenti trattati sulla famiglia. Dio ti benedica, al prossimo venerdì sempre ore 18.